Buongiorno da Pier Carrovara, siamo con Mauro Buzzi, presidente del CISACA. Prima di tutto la ringraziamo per il cortese interesse dimostrato verso il nostro lavoro e per aver accettato questo incontro. CISACA è un acronimo di un nome lunghissimo, per farla breve diciamo che alcuni comuni hanno costituito un consorzio perché si occupi dei servizi socio-assistenziali sul territorio. Il CISACA appunto, è esatto Presidente? Sì, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socioassistenziali dei Comuni dell'Alessandrino. Perfetto. Questa è la spiegazione dell'acronimo. Avete rapporti solo con i comuni o anche con l'ASL? I soldi da dove arrivano? Dunque, noi ovviamente i nostri soci fondatori sono i 24 comuni, diciamo così, della Piana Alessandrina. Non possiamo non avere rapporti con l'ASL perché molte delle nostre funzioni si intrecciano con quelle dell'ASL. Anzi, a volte noi dei consorzi, non solo del consorzio di Alessandria, ma quelli dei consorzi del Piemonte, ci lamentiamo del fatto che ci tocca supplire alle mancanze delle ASL. I soldi arrivano una parte dai comuni, diciamo, il nostro bilancio ammonta circa 11.700.000 euro annui, dei quali circa 4 milioni e rotti vengono dai comuni che versano una quota capitale, cioè una quota legata al numero degli abitanti, per cui il comune di Alessandria versa una quota di 29,70 mi sembra, insomma, scusate se non sono precisissimo con la cifra, e gli altri comuni invece versano una quota di circa 24 euro pro capite a persona, ad abitante. Il tutto cuba circa 3 milioni e mezzo, poi ci sono alcuni servizi che noi forniamo, ad esempio l'assistenza educativa scolastica che ci viene pagata a parte come se fosse un contratto di servizio, quindi dai comuni riceviamo circa 4 milioni e rotti. Altri 4 milioni li riceviamo, un po' meno di 4 milioni dalla regione, la metà è di fondi che sono dettati da leggi regionali o da leggi nazionali, quindi trasferimenti che vanno dallo Stato alla Regione, che la Regione poi ci passa, l'altra metà invece è su progetti finalizzati che possono cambiare di anno in anno, poi circa 1,5 milioni, 2 milioni vengono dall'ASL per servizi che noi eroghiamo in supplenza all'ASL o perché l'ASL deve riconoscere una propria partecipazione monetaria. Poi ci sono alcuni servizi per i quali c'è un'entrata anche da parte dell'utenza, ad esempio la casa di riposo di Frugarolo, una casa di riposo di proprietà del consorzio socioassistenziale, è per autosufficienti e quindi ci sono delle rette e le rette delle persone che possono pagare la retta entrano e ovviamente poi escono in termini di servizi. Ecco, ma in dettaglio con questi soldi di cui abbiamo parlato, di cui hai parlato, cosa fa il CISACA? Cioè in sostanza come opera? Il CISACA, come tutti i consorzi, eroga servizi che sono legati alla legge sull'assistenza, la 328, e quindi servizi che riguardano anziani, disabili, minori, c'è tutta una, diciamo, un ampio ventaglio della tipologia di servizi che forse sarebbe troppo lungo spiegare qua, però poi eventualmente si può entrare in dettaglio su alcuni temi. E poi ci sono, diciamo così, la parte di servizio più generale che riguarda lo sportello sociale, cioè l'attività di presa in carico degli utenti. Per far questo noi abbiamo 52 dipendenti, dei quali sostanzialmente no, per fare tutte queste attività, dei quali soltanto
una decina sono, diciamo così, amministrativi puri, quindi che seguono il personale, le gare, le fatture, eccetera. Il grosso del nostro personale, i 4/5 del nostro personale, è personale assistenti sociali o OS, educatori, insomma. Allora, interessa in particolare la sindrome autistica. Come intervenite in questo settore? Ma dunque, specificatamente sulla sindrome autistica non interveniamo, così come, o meglio, essendo la sindrome autistica una disabilità conclamata, noi interveniamo in termini di servizi sociali a fianco, o cerchiamo di intervenire, come per tutte le altre disabilità, a fianco delle famiglie e a sostegno delle famiglie, a sostegno degli utenti. Il grosso dell'intervento è un intervento di prestazione sanitaria, o meglio, dovrebbe essere un intervento di prestazione sanitaria, tant'è vero che i soggetti affetti da questa patologia sono soggetti per i quali è la neuropsichiatria infantile che individua qual è la tipologia di intervento. La disabilità è una delle materie sulle quali noi interveniamo in stretta connessione con l'ASL, per cui noi siamo nella unità di valutazione multidisciplinare che si interessa dell'handicap e partecipiamo a costruire il progetto di intervento. Progetto di intervento che per alcune disabilità prevede una nostra presenza una nostra presenza maggiore, cioè per quelle disabilità che ad esempio comportano una non autosufficienza, soprattutto in termini sociali. Per quanto riguarda questo tipo di disabilità, che è una disabilità del tutto particolare e che riguarda come dire, le relazioni, i comportamenti, diciamo così che l'intervento sul quale noi operiamo è sostanzialmente di sostegno laddove è possibile alle famiglie e agli utenti, sostegno diciamo così psicologico, sociale, con le nostre assistenti sociali negli interventi di assistenza laddove è possibile, di assistenza economica. Scusa se intervengo. Una piccola cosa. L'unità di valutazione multidisciplinare istituita dall'ASL, vedi anche voi intorno a questo tavolo. No? Ci siete solo voi, c'è qualcun altro? No, ci sono molti soggetti. Ci sono i soggetti dell'ASL e ci sono i soggetti dei servizi sociali. È un'unità multidisciplinare nel senso che prevede diverse discipline sanitarie e la presenza dei servizi sociali. Quindi a questo punto, cioè, a me verrebbe fatto di concludere che l'autismo viene considerato una patologia, cioè viene considerato una disabilità e viene inserito nel contesto delle varie disabilità. Sì, esatto. Ecco, contrastare l'autismo necessita di diagnosi precoci seguiti da terapie lunghe, qualificate e sovente troppo costose per molte famiglie, però solo così efficaci. È d'accordo? Beh, dunque, io poi non sono un medico, quindi le mie conoscenze sull'argomento sono limitate. Non è un caso che, secondo me, insomma, su questa patologia come su altre patologie analoghe ci sia la difficoltà di intervenire da parte dei servizi sociali. Difficoltà nel senso anche in certi casi vorrei definirla l'impossibilità. Dunque, la tua domanda partiva dal fatto che la conoscenza preventiva della patologia sia una delle condizioni per poter meglio operare. Questo è ormai scientificamente provato,
Adesso si riesce, a quanto so, a individuare questa disabilità più o meno al terzo anno di vita. Forse sarebbe meglio se si riuscisse ad abbassare sempre di più la possibilità di riconoscere questa disabilità, e al riguardo forse varrebbe la pena di lavorare anche in termini di formazione sul personale educativo della prima infanzia, cioè sugli educatori degli asili nido, ma anche con una formazione magari adeguata sui babysitter, cioè su quelle figure professionali che intervengono a fianco, in sostituzione per alcune ore della famiglia nella fascia 0-2, perché i segnali, come dire, della presenza dell'autismo possono essere già determinati in quella fascia d'età. E la costruzione di una necessaria formazione del personale riguarda non soltanto la possibilità di riconoscere i sintomi, diciamo così, poi scusate se non sono precisissimo sui termini, ma ripeto, non sono un medico, cioè i segnali che determinano la possibilità che quel bambino sia affetto da autismo, ma anche la possibilità di intervento. Un bambino autistico è un bambino che ha bisogno di un rapporto uno a uno costante. Un bambino autistico ha bisogno della presenza e della certezza dei punti di riferimento. Questi punti di riferimento non possono essere cambiati, perché questo influirebbe sull'orientamento stesso sociale di rapporto del bambino, e quindi è evidente che per quei bambini che frequentano gli asili nido, le sezioni primavera, il primo anno delle scuole materne, cioè laddove si può cominciare a immaginare che il bambino sia affetto da questo handicap, si dovrebbe formare il personale a essere presente, a essere un punto di riferimento per questi bambini. Il riconoscimento poi comporta anche eventualmente la possibilità da parte della struttura che ha in carico quel bambino, se fosse un asilo nido, ad avere un rapporto uno a uno. Oggi negli asili nido ci sono dei rapporti tra utenti, tra bambini e educatori che vanno dall'1 al 6 all'1 al 10, poi dipende dai luoghi e dipende anche dalle fasce orarie. Per questi bambini c'è la necessità di un rapporto uno a uno, e quindi riconoscerlo in modo da avere il rapporto uno a uno è importantissimo per loro e per come dire, costruire un progetto di crescita continua. Da questo punto di vista è importantissimo anche il coinvolgimento delle strutture educative successive, delle scuole. Credo che, se non vado errato, esista una DGR piuttosto recente della Regione Piemonte che individua, come dire, le linee di intervento e individua il fatto che debbano essere coinvolte anche le strutture educative per la presa in carico del minore con autismo. Poi ci sono alcuni punti in Italia su cui si è fatto un passo in più. Credo il mese scorso è stata approvata nella Regione Marche una legge regionale proprio sui diritti dei bambini affetti da autismo, che prevede anche interventi economici ad hoc per le famiglie di questi bambini, perché al di là delle cure, che poi hanno più il senso di cure palliative, nel senso che a oggi non c'è una cura che consenta di uscire da questa patologia, non esiste. Esistono dei possibili interventi laddove ci siano delle crisi più presenti,
delle crisi comportamentali, insomma, diciamo così, c'è un approccio sedativo. Il problema è che tutto si riversa a oggi sulle famiglie, essendo il bambino che ha questi problemi un bambino che ha bisogno di un rapporto continuo e diretto, e c'è troppo poco attorno, c'è troppo poco per mille motivi, per un po' per forse sottovalutazione forse sottovalutazione del tema dell'autismo. Basti pensare che l'incidenza di questa patologia si avvicina sostanzialmente all'incidenza della sindrome di Down. Bambini affetti da autismo e bambini con sindrome di Down. Con la differenza che, mentre sulla sindrome di Down si sa che questa incidenza diminuisce aumenta con l'aumentare dell'età della donna, della gravidanza della donna, non c'è una correlazione e non c'è nessun modo per individuare in termini prenatali l'autismo. La stessa incidenza della SLA è molto più bassa, ma molto più bassa dell'incidenza dell'autismo, eppure SLA, sindrome di Down o altri handicap hanno una visibilità sociale molto superiore, una riconoscibilità molto superiore. E forse, secondo me, c'è anche un po' di timore nell'affrontare un bambino con autismo, perché un bambino con autismo è un bambino che, se ha una grave forma di autismo, ha grossi problemi relazionali col mondo che lo circonda. Non ho letto il libro di Nicoletti, ma ho letto alcune sue interviste di Gianluca Nicoletti, che è un figlio ormai grande con questi problemi, e per me è stata una scoperta, onestamente è stata una scoperta anche per me questo mondo. Le famiglie hanno un supporto laddove ce l'hanno e laddove c'è un servizio di neuropsichiatria infantile particolarmente attivo, fino all'età di 18 anni, perché il servizio di neuropsichiatria infantile funziona fino all'età di 18 anni, è garantito fino all'età di 18 anni. Dopo non c'è niente. Dopo c'è lo psichiatra, dopo è un problema. Ed è un problema per tutti i genitori che hanno figli con handicap, per carità. Cioè, da molti anni si discute, si sono create fondazioni del dopo di noi, no? Però paradossalmente è più semplice gestire un ragazzo con un handicap come la sindrome di Down, o con un ragazzo su una carrozzella, eccetera. Più semplice nel senso che uno è più preparato e la società è più preparata, cosa che a mio avviso non è rispetto alla sindrome. Cioè, noi conosciamo l'autismo soltanto per il film con chi era, Dustin Hoffman forse, però che quello non era neanche un ragazzo autistico, era un uomo con la sindrome di Asperger, cioè una particolare tipologia di autismo, no? Tale per cui tu individuavi il genio, non individuavi la persona con disabilità in quell'uomo lì. I ragazzi che hanno una sindrome autistica grave sono ragazzi che per le famiglie comportano grossissimi problemi, anche perché sono loro figli, insomma, loro figli e loro fratelli. Quindi. Mi costringe a cambiare l'ultima domanda. No, da un po' di anni a questa parte
facendo presente che ogni caso di autismo è a sé, no? Questa è una delle difficoltà, perché uno può dibattere, va bene, ogni down è a sé, sì, ho capito, però la sindrome agisce più o meno allo stesso modo, qui no. Qui c'è un ventaglio di opzioni per cui la sindrome agisce in modo molto diverso. Io la chiamo sindrome anche se il nostro neuropsichiatra, il dottor Cremonti, mi batterebbe contro le morte, perché lui è disturbo dello spettro autistico e lui vuole che sia chiamata così, ha anche ragione. Il problema essenzialmente è questo. Negli ultimi anni sono stati intrapresi dei metodi che io chiamo di ricostruzione del soggetto, e questi metodi hanno dato degli esiti positivi nel medio e nel lungo periodo, ma soprattutto nel lungo periodo ci vogliono anni, no? E ci vogliono cure molto costanti, terminate da personale efficace, scuola, centri socioassistenziali, attività sanitaria. Ora noi ci troviamo di fronte a questo tipo di situazione. La nostra scuola fa quello che può, perché gli insegnanti di sostegno non sono formati specificamente per quella sindrome come per nessun altro in generale. La neuropsichiatria dell'ospedale infantile si ferma a livello della diagnosi e poi indica quali potrebbero essere le terapie. Voi fate la parte socioassistenziale, la parte terapeutica chi la fa? La parte terapeutica chi la fa? Non si potrebbe provare a giocare la carta di un progetto centrato sull'autismo, un progetto che vede insieme scuola, ASL e CISAC. Un'operazione di questo genere potrebbe aiutare anche molto la sensibilizzazione di cui tu parlavi. Certo che se lo lasciamo lì in mezzo alle altre patologie rimarrà lì ancora per un po'. Sì, proprio in realtà proprio la DGR cui facevo riferimento prima, che credo sia di marzo di quest'anno, prevede che l'ASL debba strutturare un gruppo di lavoro permanente del quale facciano parte il medico della neuropsichiatria, il servizio di psicologia, operatori della riabilitazione, servizi sociali e scuola. Quello dovrebbe essere, secondo la regione, il modello di intervento, e credo sia il modello di intervento più appropriato per questo particolare tipo di handicap. Siamo sempre alle solite da questo punto di vista, non cambia niente rispetto al fronte complessivo della non autosufficienza o della disabilità. Il fronte delle risorse che diminuiscono, che non ci sono. Con questo premetto, non voglio dire, c'è la scusa che non ci abbiamo soldi, però è bene sapere che nel momento in cui hai consorzi socioassistenziali complessivamente intesi, ma in particolare CISACA, la regione negli ultimi 3 anni ha tagliato circa il 20% delle risorse, bisogna sapere che questo ha degli effetti sui servizi che vengono resi. Sì, fare un progetto del genere, no. Dal punto di vista fondamentale non significa sborsare neanche un quattrino all'inizio, significa no, solo, certo, focalizzarci. Certo, sì. Su questo sono d'accordo con te. Organizzarsi però per far cosa e per quale aiuto dare al cittadino. Cioè, a me francamente, come cittadino, ma anche come presidente del CISAC, interessa relativamente che ci sia un gruppo di studio che studia
genericamente i casi e come intervenire. Mi interessa molto di più come si può operare per intervenire sui singoli casi, cioè quale aiuto posso effettivamente dare, no? Serve la formazione del nostro personale o del personale scolastico o del personale educativo degli asili nido del comune o degli asili nido privato? Bene, proviamo a farla questa formazione. Serve parlare col privato? Certo, tutti questi elementi vanno fatti. Tutti questi elementi vanno fatti. Dall'altra però occorre sapere che, appunto, siccome questi progetti funzionano nel medio e nel lungo periodo e siccome non si può caricare le famiglie oltre al problema, diciamo così, di avere nel proprio nucleo familiare un soggetto che ha bisogno di così tanta attenzione, non si può caricarla anche di costi ulteriori, occorre che si trovino i modi per finanziare questi progetti e per finanziare le attività, per finanziare un vero sostegno alle famiglie. Se oggi le risorse che la Regione dà a noi sulla disabilità sono 500.000 euro e con questi 500.000 euro più una parte di quelli che abbiamo dai comuni, noi riusciamo a garantire il fatto l'ingresso in alcuni centri diurni o il sostegno di alcuni centri diurni, ma non di tutti, perché c'è la lista d'attesa anche nei centri diurni, c'è la lista d'attesa anche per gli assegni di cura. Allora, ci sarà un problema di come ci si fa carico anche di queste cose, ed è un problema di cui si deve far carico chi deve garantire il finanziamento del sistema. Poi, per quanto ci riguarda, noi siamo favorevolissimi a definire quale può essere il nostro ruolo di intervento. Noi abbiamo, noi facciamo già l'educativa scolastica e l'assistenza all'handicap nelle scuole primarie e anche nei nidi, per cui noi ci siamo, e devo dire il comune di Alessandria, che ha una decina di bambini nei nidi e nelle sue materne, ha garantito per questi bambini un rapporto educatore 1-1. Adesso io non so, perché non seguo i casi direttamente, quindi non so quali tipologie di handicap abbiano questi bambini. Come dicevo prima, magari ci sono dei bambini che non si sa ancora se sono autistici e che quindi avrebbero bisogno. Allora, in quei termini, forse lavorare di concerto per costruire la formazione necessaria per tutti i soggetti potrebbe essere uno dei primi passi a costi relativamente bassi, se non tendenti allo zero. Poi però bisogna scendere nel campo, e oltre alla formazione bisogna sostenere le persone e le famiglie che hanno questi problemi. Intanto, tu sai benissimo che le famiglie nell'attuale situazione sono già investite pesantemente dagli oneri economici. Assolutamente sì. Perché è ovvio che se vogliono avere qualche risultato, dal punto di vista terapeutico devono fidarsi praticamente o quasi esclusivamente al privato. Assolutamente sì. E tu sai, il privato costa, e ovviamente queste sono cure costose e lunghe. Mediamente fai carico che si ballino tra i 5 e i 10 mila euro all'anno, a seconda di come sta girando, in sostanza. Io non dico che il CISACA, l'ASL, il comune devono metterci, no. Dico che però, se si riuscisse a fare la parte propedeutica di focalizzazione del problema, di formazione, di stabilire chi e cosa fa almeno, ci sarebbe
un momento più di chiarezza e magari di autorevolezza anche sopra questa interazione pubblico-privato che potrebbe anche funzionare. Io per esempio so che ci sono esperti in questo settore che ovviamente costano molto, ma ci sono anche molti giovani psicologi e molte giovani psicologhe soprattutto e molte psicoterapiste che potrebbero, come dire, che un po' di lavoro lo cercherebbero, però dovrebbero essere sicuri di avere un po' di lavoro, non il mordi e fuggi del genitore che dice vengo una volta alla settimana, cioè bisognerebbe, come dire, strutturarlo, è questo che intendo dire, Mauro, capisci? Capisco che non ci sono i soldi, ma strutturandolo magari si vede che cosa manca e cosa si può fare. Messa così, non ne sto facendo una colpa a te, ma messa così è un po' slabrata, un po' disordinata, un po' come viene. No, io mi rendo conto che questa necessità da una parte della multidisciplinarità può essere anche l'alibi per dire non è un problema nostro se ne devo occupare la scuola, se ne devo occupare Tizio, se ne devo occupare Caio. Qualcuno il primo passo lo deve fare. Io non so che c'è un'associazione recentemente costituita qui ad Alessandria e credo che il primo passo possa essere fatto di mettersi attorno a un tavolo con questa associazione e capire come si può intervenire e anche eventualmente ragionare sull'accesso a possibili progetti, fondi e quant'altro. È ovvio che, almeno per quanto riguarda il rapporto che noi abbiamo e che stiamo costruendo anche con l'associazione di volontariato, eccetera, un pochino più leggero, un po' meno burocratico di quanto non possa essere magari il rapporto con una struttura come l'ASL che ha una sua complessità. Credo che però si possa, a partire dall'input che può dare l'associazione, cioè il diretto interessato, ci si possa sedere attorno a un tavolo con l'ASL e magari col provveditorato e ragionare su come poter fare delle azioni di rete e di sistema che siano quantomeno lenitive, cioè che comincino a intervenire. Come? Noi abbiamo chiesto all'ASL. Bene, direi che insomma abbiamo fatto veramente un excursus importante, ringraziamo Mauro Buzzi da Piercarlo Lava e da Giancarlo Patrocchio. Grazie.